Che cosa prevede la modifica della legge sulla caccia? Nella legge sulla caccia i lupi vengono considerati una specie protetta. Un lupo può solo essere abbattuto se aggredisce pecore oppure capre, che sono protette da un cane pastore o un recinto. L'abbattimento di un lupo deve inoltre essere accordato dalla Confederazione. Sia la Confederazione che le organizzazioni di protezione della natura possono inoltrare un ricorso alla decisione di abbattere un lupo. Se un lupo causa danni economici a contadine e contadini, essi vengono risarciti. Il Parlamento ha approvato una modifica della legge sulla caccia. Contro questa modifica è stato lanciato un referendum facoltativo. Per questo motivo siamo ora chiamate e chiamati a votare. Che cosa cambierebbe? Se la modifica della legge sulla caccia viene accettata, le misure di protezione delle specie e le regole di abbattimento delle specie protette cambieranno. Una novità sarà che i lupi potranno essere abbattuti se la loro popolazione diventa troppo numerosa, oppure se iniziano a comportarsi in modo anomalo, ad esempio se perdono la paura dei villaggi o degli umani. Inoltre, i cantoni decideranno da soli se un lupo andrà abbattuto. Questi dovranno tuttavia prima contattare l'Ufficio federale dell'ambiente. Come in passato sarà possibile fare ricorso contro l'abbattimento. Alle contadine e ai contadini verranno poi unicamente risarciti i danni causati da animali selvatici, se il gregge colpito era protetto a sufficienza. Se la modifica della legge sulla caccia viene accettata, cambierà la protezione delle specie. Ad esempio, la maggior parte delle specie di anatra selvatica non potranno più essere cacciate. La Confederazione metterà inoltre a disposizione più soldi per le zone protette e per il collegamento degli spazi vitali degli animali selvatici. Cantoni, contadine e contadini verranno obbligati a costruire recinzioni rispettose degli animali selvatici. Quali sono gli argomenti delle e dei favorevoli? La legge sulla caccia viene adattata prendendo in considerazione l'espansione dei lupi. La modifica della legge evita un aumento dei conflitti. L'abbattimento mirato di singoli lupi permette di evitare danni ai greggi. La modifica della legge sulla caccia permette di avere un controllo sul numero di lupi. Il lupo rimane tuttavia una specie protetta. Le nuove regole per la gestione del lupo rappresentano quindi un buon compromesso. Quali sono gli argomenti delle contrarie e dei contrari? La modifica della legge sulla caccia non è necessaria. I cantoni possono già oggi, con l'approvazione della Confederazione, abbattere specie protette e regolarne la popolazione. Degli animali protetti potrebbero essere abbattuti, senza che questi abbiano precedentemente causato un danno vero e proprio. Il Consiglio federale può decidere da solo di inserire delle specie protette nella lista delle specie il cui effettivo può essere regolato. Se desideri che la modifica della legge sulla caccia venga approvata, allora vota sì. Se invece vuoi che la modifica venga rifiutata, allora vota no.